può fare questo, solo noi con la partecipazione dal basso possiamo farlo. Loro nei tribunali possono inventarsi qualsiasi verità gli pare, ma noi in piazza ne ribadiamo una: il MUOS fa male, il MUOS è illegittimo, la popolazione di Niscemi non lo vuole, la gente di tutta la Sicilia non lo vuole. E questa sola verità ci basta per dire che questa lotta non è chiusa oggi e non si chiuderà domani, ma continuerà finché non abbatteremo il muro. Depositerò dentro la base camminando verso l'antenna centrale e verso il MUOS finché non sarò arrestato. Sono 40 palline, 40 come i giorni del deserto, gli anni del deserto del popolo di Israele per arrivare alla terra promessa. Lascio anche una lettera di Mazzeo sull'acqua inquinata, che loro dicono che è inquinata, ma cercano di non farlo sapere alla popolazione che è avvelenata, l'acqua di Nisce. E buono, è un disegno significativo. Dice catenaccio, facciamo catenaccio. Ho mandato anche un messaggio al comandante della base, che noi vi vogliamo bene, però non come soldati, ma come semplici cittadini, diciamo, come noi, come amici, non come soldati. Semi di speranza per tutti i bambini di Niscemi. Bambini, soprattutto i bambini dell'asilo di Niscemi mi hanno impressionato l'ultima manifestazione. Voglio unirmi spiritualmente a tutti gli attivisti Plowshares che fanno azioni soprattutto contro gli impianti nucleari. Per noi questa base ha un valore anche molto di rilievo come una base nucleare. Pianterò adesso dei gerani che mi ha dato lo Sirocco. I fiori di gerani sono per il comandante. Gerani flowers for the commander of the base. E il fico non l'ho trovato, come dice il profeta Michea. Pianteranno il fico e la vite e chiederanno tranquilli sotto il fico e la vite e niente gli metterà paura. I carrubi si lasciano e quando il seme deciderà che il calore è sufficiente o il posto è buono. Thank you.
battaglia, c'è coro. No, 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 non ce ne abbiamo. Soprattutto cittadini molto liberi. Devo dire io che si deve fermi. Voglio dare un messaggio alle forze dell'ordine che abbiamo davanti. Vogliamo raggiungere i nostri compagni in base. Quindi fateci passare, perché il nostro intento è questo. Vogliamo entrare in base dai nostri compagni, altrimenti i compagni non scenderanno giù dalle antenne. No muros, viva la vittoria. 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 No muros, viva la vittoria.
professore ordinario di protezione dalle radiazioni presso il Politecnico di Torino fin dal 2000. Ha inoltre una posizione come Research Affiliate all'MIT di Boston e ha lavorato all'UCLA come Visiting Professor. Si è occupato in passato di vari problemi legati alla protezione dalle radiazioni, sia elettromagnetiche che nucleari. Professore, quali sono i rischi per la popolazione di Niscemi e dei territori limitrofi se il MUOS venisse messo in funzione? Il MUOS, come sappiamo, è una stazione radiobase di un sistema molto complesso, del costo complessivo di 9 miliardi di dollari, costituito da 4 stazioni di base e una serie di satelliti con cui queste stazioni comunicano. Ovviamente comunicano attraverso l'emissione di onde elettromagnetiche. Il MUOS italiano avrà un alzo di trasmissione sull'orizzonte abbastanza basso, solo 17 gradi, che comporta che a distanza di un centinaio di chilometri l'alzo arriva ad elevare a 10.000 metri il raggio del MUOS, quindi è abbastanza rasente al suolo. Il raggio diretto dal MUOS già nel raggio di 17 chilometri, entro i primi 17 chilometri, qualora mal puntato, potrebbe causare effetti immediati sulla salute della popolazione, cefalee, danni all'apparato cerebrale, problemi di vario tipo immediati, reversibili, ma che possono portare anche a dei danni seri. Poi ci sono altri tipi di effetti, che sono quelli di interferenza sulle apparecchiature elettroniche in generale, che ad esempio hanno sconsigliato l'installazione del MUOS nella sua installazione originale, che era presso la base di Comiso. Le onde del MUOS potevano, secondo un rapporto degli Stati Uniti d'America, potevano interferire con l'attrezzatura elettronica all'interno dei sistemi d'arma degli aerei. Poi, senz'altro, ci sono gli effetti dovuti alla radiazione diffusa. Come sempre, anche questo schermo o questo computer o il wifi che abbiamo in questa stanza, se funzionassero perfettamente monodirezionati, non darebbero problemi, emettono della radiazione diffusa, cioè della radiazione non direttamente utilizzata a scopi di comunicazione, ma che si diffonde all'intorno, e questa ha un andamento non uniforme dovuto al fatto che ci sono tre parabole che si sovrappongono per fare questo fascio diretto verso il satellite, che diventa ben direzionato e ben collimato dopo una certa distanza dal MUOS stesso, che nel nostro caso sono 67 km, la cosiddetta distanza di campo vicino. Queste onde elettromagnetiche diffuse possono indurre degli effetti sulla salute di chi le riceve, effetti a lungo termine. Professore, gli americani sostengono che l'intero impianto del MUOS sarebbe da ritenere equivalente ad un forno a microonde o addirittura ad un cellulare. È così? Beh, la potenza del MUOS è sicuramente confrontabile per quanto riguarda la potenza di emissione, la potenza elettrica che il MUOS utilizza può essere comparata con quella di un forno a microonde, tuttavia le radiazioni che vengono emesse sono completamente diverse. Io non penso che con un forno a microonde io posso comunicare con un satellite a 40.000 metri di altezza. Allo stesso modo non penso che con un telefono cellulare posso disturbare le emissioni di un aereo, non mentre sono a bordo, ma a distanza di svariati e svariati chilometri. Non si tratta solo più dei bambini che muoiono di leucemia quando abitano vicino agli elettrodotti, questo è dimostrato. Non si tratta solo più di Radio Vaticana, condannata per le sue antenne proprio perché gli abitanti avevano questo tipo di effetti ed è stato riconosciuto. Anche al di là di quelli che sono i limiti di legge, anche al di sotto intendo, se ci sono ragionevoli dubbi scientificamente provati che queste installazioni possano causare dei danni, non sta a noi dimostrare che
non li causano, sta a loro dimostrare che non li causano. Professore, lei è stato ricevuto dalle commissioni riunite di sanità e ambiente al Senato. Questa storia è passata appunto attraverso una serie di mozioni fatte ad esempio dal gruppo interparlamentare per la pace, che ricopre sia senatori che deputati, vi sono dentro deputati di SEL, deputati di Movimento 5 Stelle. E noi abbiamo finalmente potuto rendere ufficiale il nostro rapporto del nostro gruppo di lavoro. Sono oltre 170 pagine che abbiamo preparato per la regione siciliana a seguito delle audizioni fatte presso anche l'Istituto Superiore di Sanità e che in luglio del 2013 non è stato preso in considerazione. Adesso è un documento che è reperibile sul sito del Senato della Repubblica. Cosa pensa in merito alla perizia effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità? Beh, innanzitutto perché non è una perizia, ma è un semplice parere scientifico, non vincolante dal punto di vista legale. Ci sono delle divergenze dovute al fatto che da sempre l'Istituto Superiore di Sanità si attiene, diciamo, alle opinioni più negazioniste riguardo l'impatto ambientale dell'elettromagnetismo sull'uomo. La letteratura citata è spesso viziata da conflitto di interessi perché scritta da ricercatori che hanno pesanti connessioni con l'ambiente della ricerca sulla telefonia cellulare e con ditte che hanno a che fare con la telefonia cellulare. Chiaramente, se l'elettromagnetismo militare viene fuori che fa male, subito viene fuori che anche l'elettromagnetismo civile, che non ha le stellette ma fa male lo stesso, le onde sono sempre le stesse. Il MUOS è solo un tracciante morale. Sotto c'è un problema molto più grosso del MUOS ed è quanto fa male l'elettrosmog. Questo è il vero problema.